Eccoci qua, benvenute signore mie. Oggi qui nel nostro angolo dedicato alla creatività faremo questo piccolo oggettino di recupero utilizzando dei vasetti di vetro, utilizzando una simpaticissima gomma, è una gomma, si chiama mush gummi, e con la magia del calore del ferro da stiro la renderemo così pieghettata e modellabile. È una gomma che si modella con il calore. Allora, che cosa serve? Serve un barattolo di recupero dei nostri sughi, delle nostre confezioni da cucina. Questo serve per andare a sostituire questi brutti barattoli che di solito abbiamo per le spezie che non ci piacciono tanto, e così possiamo realizzare tanti vasetti in coordinato con dentro le nostre spezie preferite. Allora, oltre al vasetto serve del biadesivo in foglio, in nastro semplicissimo, ma che sia biadesivo, della gomma mush gummi della fantasia che desiderate. Esistono di varie tonalità e di varie fantasie, e anche tinta unita. Questa è a quadretti, proprio simpatica per la cucina. Un punteruolo o un ago da calza, un ago da maglia, un uncinetto per poterla ritagliare, un vecchio CD che non utilizzate più per avere la forma perfettamente rotonda, e il nostro ferro da stiro che io adesso vado leggermente ad alzare, che così lo ho pronto. Allora, lo mettiamo alla temperatura massima senza vapore, quindi senza acqua, e della carta da forno. Questo è quello che serve. Come iniziamo? Lavoriamo sul rovescio della nostra gomma mush gummi. Sono fogli che si trovano facilmente in commercio, possono essere di varie misure e si trovano abbastanza facilmente. Prendiamo il nostro punteruolo e andiamo a graffiare, a segnare con il punteruolo o, come dicevo prima, con un ago da calza, da maglia, andiamo a segnare il nostro cerchio. In questo modo lasceremo semplicemente un segno sottilissimo, ok, che io occhio lo vedo, vedete, ecco, si vede anche benissimo in telecamera, e andiamo a ritagliare. In questo modo non avremo rovinato con del colore. E ritagliamo in questo modo qua, con delle semplicissime forbicine da bambino. Questo per far vedere che è un materiale che possono utilizzare anche i bimbi. Tagliamo abbastanza velocemente il nostro lavoro, in questo modo qua. Nel frattempo magari si può recuperare un nastrino colorato o del semplice spago per fare il fiocchetto. Io adesso lo ripongo e poi lo riprenderemo in un secondo momento. Preparo un rettangolo di biadesivo da mettere sopra al coperchio del mio vasetto. In questo modo il nostro mush gummi, la nostra gomma che andrà a ricoprire il tappo, rimarrà perfetta, in questo modo qua. Schiaccio bene, faccio aderire molto bene ai bordi e poi tolgo la parte superiore perché, ripeto, è un biadesivo, vedete qui appiccica. Nel frattempo il ferro da stiro si sarà scaldato, sì, è bello caldo. Prendiamo la nostra base che abbiamo ritagliato. Lavoro sul retro, allora se qui c'è la fantasia scalderò da questa parte, quindi la metto qua, metto della carta da forno e con il ferro da stiro bello caldo, ma mi raccomando senza vapore, quindi senza acqua, si stira a secco, andiamo a scaldare benissimo la nostra base sotto un po' del panno di cotone per non bruciare il nostro tavolo, o lo potete fare sull'asse da stiro. Pochi secondi, spostiamo la nostra tela, prendiamo il vasetto,
prendiamo il nostro mushroom, vedete come si sta arricciando, deve essere abbastanza veloce questa operazione, lo posizioniamo nel centro, facciamo aderire sul biadesivo e lo cominciamo a modellare in questo modo qua, schiacciando che prenda la forma del tappo e andiamo a fare tutte le pieghine al nostro, alla nostra parte che sborda dal nostro tappo. Avete visto? Vedete che qui è bello attaccato e questa parte qui ha creato tutte le pieghettine. Rivediamo velocemente questa operazione che è molto importante. Allora prendiamo il secondo vasetto dove io ho già messo il biadesivo, prendiamo il nostro cerchio ritagliato in mushroomy, non lavoriamo sulla parte quadrettata ma bensì sulla parte del retro, prendiamo il nostro foglio di biadesivo, carta da forno e andiamo a stirare in questo modo, senza assolutamente vapore. Scaldiamo la nostra gomma mushroomy, sollevo, è bello caldo e vado subito ad applicarlo sul nostro tappo, schiaccio il centro per farlo aderire e vado a modellare il nostro margine per creare tutto un volant di pieghettature, come se fosse veramente un tessuto, schiacciando bene. Avete visto come diventa carino? A questo punto cosa facciamo? Prendiamo un nastrino di recupero bianco o del semplicissimo cordone da cucina e andiamo a creare, ne tagliamo un pezzettino, andiamo a fare un nastrino con dei fiocchetti. Allora posizioniamolo proprio sul bordo del nostro coperchio in questo modo, lo tiriamo bene, ecco, magari qua se siamo in due funziona meglio perché ci facciamo un pochino aiutare, ecco, lo giriamo così, lo teniamo bene, andiamo così e facciamo il nostro fiocchettino. Scivola un pochino, ma ce la facciamo, ce la facciamo. Ecco, facciamo così e andiamo a fare il nostro fiocchettino. Beh, insomma, ve lo fate il fiocchettino, adesso andiamo a guardare se con lo spago ci riusciamo meglio. Ah, ci picchia, scappano queste cose qua. Ecco cosa servono i mariti. I mariti servono per questo, quando non riusciamo a fare i fiocchettini. Ecco qua, vedete, con lo spago è un pochino meno scivoloso del nastrino, ma scappa lo stesso, ma ci riusciamo con un attimo di pazienza. Ecco, in questo caso il marito metteva qua il ditino e noi facevamo il nostro fiocchettino molto più velocemente e così via. Comunque ci siamo riuscite con un attimo di pazienza e facciamo il nostro nodino finalmente, ci siamo veramente riuscite. Le parti lunghe in questo momento non le tagliamo perché ci possono servire. Prendiamo a questo punto, per abbellirlo ancora un attimo, il nostro tappetino, del mushroomy di un'altra tonalità, una tonalità tinta unita, in questo caso il rosso. Prendiamo queste matrici che formerà una farfallina o la potete tagliare senza problemi a mano, tagliamo così, come vedete si è fatta la mia farfallina. Riprendo il mio ferro da stiro e in questo caso guardate che magia, metto la mia gomma mushroomy sul ferro caldo, si sta alzando, si alza, la facciamo scaldare per bene e la vado a modellare dandole proprio la forma con le alucce rialzate. Nel raffreddare terrà perfettamente la forma della farfalla con le ali aperte. Prendiamo un pezzettino di biadesivo, proprio una puntina, e lo andremo a fissare sul nostro tappo. Vi ricordo che tutti questi video e spiegazioni li potete anche seguire sul portale della creatività
creareinsieme.it, potete seguirci anche sulle pagine Facebook e ci potete seguire in diretta sul canale di TRC. Ecco, in questo momento sto mettendo il nostro biadesivo, rimetto la farfallina per un attimino abbellire il nostro tappo. Questa può diventare, care amiche, un'idea regalo, un'idea per regalare, anche un'idea di una ricetta a un'amica. In questo modo prendiamo un pezzettino di carta normalissima, dove facciamo un rotolino, dove all'interno possiamo aver scritto a mano gli ingredienti di una ricetta, una breve ricettina. Lo chiudiamo così e lo andiamo a legare a questo punto con il cordone che era avanzato prima, che non avevamo ritagliato. Andiamo a inserirlo in questo modo sul nostro tappo. Questa può essere veramente un'idea simpatica, velocissima e molto molto economica. La cosa importante da sapere è che la nostra gomma mushgummi è di gomma, tiene la forma che le diamo dopo il calore, ma la cosa veramente importante è che noi possiamo lavarla, quindi anche un barattolo che sta in cucina è inevitabile che diventi un po' unto o si sporchi. Per una buona pulizia noi possiamo sciacquarlo sotto il lavandino o con un pochino di detersivo lavarlo. Questa è veramente un'idea simpatica, veloce e alla portata di tutti. I fogli, come dicevo, esistono in tantissime tonalità. Spero che vi siate divertite, che questo progetto vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie!